l'unica soddisfazione che un cittadino oggi ha rispetto anche al sistema giudiziario è quando la mediazione raggiunge i suoi scopi. Il conflitto è di per sé un costo, lo è una lacerazione inevitabilmente fra le parti che sono poi chiamate ad affrontarlo, lo è più in generale i costi cosiddetti indiretti rispetto all'evoluzione anche dei rapporti futuri, perché molto spesso il conflitto pregiudica lo sviluppo di ulteriori rapporti, almeno fra gli stessi soggetti, e in altri casi è molto spesso anche tra altri soggetti. Si bisticcia su tutto. Si bisticcia per tutto, dalla grande causa alla lite di cortile, alla lite condominiale. Siamo evidentemente un paese litigioso, e litigando su tutto avremmo anche la pretesa che questa mole enorme di litigi venisse smaltita tutta dal giudice ordinario. Occorre anche prevenire l'insorgere di quegli ostacoli rispetto alla definizione del conflitto. La giustizia alternativa non deve essere interpretata soltanto in termini deflattivi o di disincentivazione del ricorso al giudice togato, perché se noi facciamo questo e la mettiamo a confronto con i numeri della giustizia ordinaria, rischiamo di penalizzarla e di perderne le peculiarità. Noi dobbiamo pensare a un tribunale dove la specializzazione spinga l'efficienza, il potenziamento delle sezioni specializzate dell'impresa, la costituzione delle sezioni specializzate della famiglia e quindi un efficientamento di un processo civile che già oggi, per quanto riguarda il Tribunale dell'Impresa, coglie alcuni obiettivi, ma che deve essere ulteriormente spinto. Siamo in una fase in cui abbiamo il decreto 28, abbiamo i decreti ministeriali, abbiamo alcune circolari del Ministero della Giustizia. Abbiamo il Ministero della Giustizia che su specifici quesiti risponde ai singoli organismi dando delle linee guida, però ciò che è a disposizione di tutti è il 28, ciò che è a disposizione di tutti sono i decreti ministeriali, sono le circolari, ma poi le linee guida che ogni organismo riceve sui specifici input che gli organismi generano ponendo quesiti, rimangono all'interno degli organismi stessi. Non esiste una banca dati di quelle che sono le FAQ, per intenderci, no? Le risposte alle domande più frequenti, se non quando vengono tradotte in circolare. La giustizia alternativa va vista come uno strumento positivo in sé, come qualche cosa che è diverso dalla giustizia togata, qualche cosa che è a sua volta una forma di incentivazione all'accesso alla giustizia, dunque una modalità di applicazione dell'articolo 24 della Costituzione, una forma di incentivazione all'accesso della giustizia in tutte quelle ipotesi in cui, per esempio, potrebbe essere antieconomico rivolgersi al giudice togato, o quando vi sono interessi in gioco che possono essere tutelati meglio da una giustizia alternativa. Penso agli interessi della riservatezza, per esempio, al valore del preservare la relazione tra le parti. O quando si ha bisogno di una decisione di un terzo particolarmente specializzato che dia una risposta pressoché definitiva. Io penso anche a quella possibilità che si ha all'interno del giudizio, in pendenza del procedimento, quando il giudice decide di trasferire e di rimettere le parti processuali di fronte a un organismo di mediazione per vedere se la questione possa essere risolta. E qui cosa avviene? Se noi andiamo a vedere i casi, in alcune realtà dove questa sinergia funziona i risultati ci sono, in altre realtà non c'è o la volontà o la fiducia, o non ci si crede, o si considera, o la stessa magistratura, ahimè, la considera un passaggio inutile e non un passaggio essenziale. Dare invece dei
passaggi molto sintetici. Un'udienza di trattazione, un'udienza per eventuali provvedimenti di carattere istruttorio e poi la decisione. L'altra volta è venuto da me un cliente che aveva avuto un problemaccio con la Corte dei Conti. Ho detto, vabbè, ma scusa, ma hai fatto denuncia all'assicurazione? Dice, sì, ho fatto denuncia all'assicurazione che ho pagato per tantissimi anni, tra l'altro un'assicurazione molto importante, un'assicurazione internazionale. Però siccome è possibile che quanto io ho fatto costituisca anche abuso d'ufficio, allora se è un abuso significa che è dolosa e il dolo è escluso da qualsiasi assicurazione. Ho detto, vabbè, ma questo è pazzesco, cioè non è possibile che il dirigente pubblico sia messo di fronte a responsabilità così grandi e non abbia nemmeno un paracadute dove, al quale attaccarsi per evitare la catastrofe. Viceversa è proprio così. Contenzioso in cui abbiamo la pubblica amministrazione parte in un processo civile, non parlo della giustizia amministrativa, ma parlo della giustizia civile in cui noi abbiamo la pubblica amministrazione parte. Pensiamo alla materia previdenziale, pensiamo alla materia che riguarda gli appalti, il risarcimento dei danni, pensiamo a tutto quello che riguarda l'attività sanitaria. Nella legge di stabilità ci sono anche tutta una serie di misure che introducono e che parlano dell'attività, dell'attività sanitaria, quindi della necessità, della responsabilità della struttura sanitaria del professionista, del ruolo del paziente, della medicina difensiva, tutti i temi in cui anche in questo caso il ruolo dell'organismo di mediazione può essere essenziale nell'alleggerire un contenzioso, nel dare delle risposte efficaci laddove, e parlo per esempio delle strutture sanitarie, in molti casi, anzi nel 99% dei casi, non c'è copertura assicurativa perché le strutture sanitarie non ricorrono alle polizze assicurative, visto che non c'è nemmeno l'interesse né da una parte né dalla stessa compagnia assicurativa di coprire questo tipo di polizza e questo tipo quindi di servizio. Banche devono assolutamente cercare di favorire questo cambiamento di passo, perché poi vivere all'interno dell'impresa significa anche cercare quotidianamente di risolvere determinati problemi e significa anche essere la cosiddetta home bank, che è un istituto antico nei paesi anglosassoni e da noi è ancora abbastanza poco non sconosciuto e poco perseguito, perché ancora ci sono varie banche che assistono la singola impresa. Noi riteniamo che il sistema della DR sia un ottimo sistema e vada incentivato, quindi su questo siamo assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda. Bisogna naturalmente fare in modo che non ci sia, per effetto di questo, un incremento dei costi dell'impresa. Quindi laddove l'impresa sia in grado di essere in questa sorta di giudizio anomalo, di pregiudizio, chiamiamolo come vogliamo, ma sia in grado di essere seduta con i propri avvocati, secondo me questo dovrebbe essere sempre consentito per evitare che i costi dell'impresa lievitano inutilmente. Perché poi la sfida è far funzionare gli istituti alternativi alla giurisdizione dove non c'è l'obbligatorietà. Il cittadino, quando si rivolge al sistema giustizia, ha bisogno, e io aggiungo ha diritto, di avere una risposta improntata a canoni di prevedibilità. A maggior ragione ha bisogno di questo il sistema economico, il sistema delle imprese, il sistema degli investitori, i quali devono sapere che
il sistema giustizia in un determinato paese alla stessa domanda dà la stessa risposta. La negoziazione assistita significa proprio quello, cioè i due avvocati che attraverso una procedura stragiudiziale possono formare un titolo giudiziale. Questo era sostanzialmente lo spirito, che quindi andava nella direzione di spingere fuori dalle aule di giustizia le controversie. Non è solo la transazione che può generare danno, ma anche una lite temeraria che molto spesso produce anche conseguenze anche di carattere economico, anche apprezzabili sotto il profilo del danno immateriale. Le linee guida che facilitano anche la scelta e soprattutto consentono anche di definire in modo anche più certo appunto la stessa controversia. Se pensiamo che i cittadini spostino cause importanti sui servizi di ADR ordinaria, quando chi dispone poi dell'ADR è colui che non ha queste competenze, io come avvocato non ce la sposto la causa. E dunque l'imprenditore, quando fa le valutazioni sul proprio investimento, mette in conto se in quel determinato paese il recupero del suo credito sarà prevedibile e tempestivo, e andrà a fare l'investimento laddove questo requisito ci sarà, e invece scarterà quel paese in cui questo requisito non ci sarà. Io credo che se gli organismi di mediazione oggi iniziassero ad adottare delle best practice sulla formazione e sui modus operandi che i mediatori devono mettere a disposizione delle parti presenti in mediazione, molti spunti di riflessione che non vengono coltivati per il solo fatto che non c'è l'input che li genera, porterebbero le parti ad aprire più volentieri i procedimenti di mediazione, ad utilizzare molto di più quelli che sono gli strumenti che già il decreto 28 mette a disposizione degli organismi, i quali organismi però nei propri regolamenti non sempre recepiscono. Io penso all'avvio unilaterale, io penso alla proposta fatta anche in, uso un termine improprio, contumacia di controparte, io penso alla CTU, è riproducibile in giudizio, fatta nel corso del procedimento di mediazione quando controparte non è presente al procedimento. Io non voglio un sistema alternativo alla giurisdizione che significhi diminuzione delle garanzie, diminuzione dei diritti, diminuzione della possibilità di avere una entità, chiamiamolo arbitro, chiamiamolo giudice, chiamiamolo operatore sociale, chiamiamolo come volete, ma deve esserci questa entità che è in condizione non solo di poter dare giustizia, di poter rispondere alla domanda di giustizia l'uno e l'altro, ma di avere l'autorevolezza, perché questa risposta possa essere accettata.